resto sono tutti abbastanza giovani, Bene, se questo ci non fa altro piacere. di. No, se non altro sia di come di entrati, che sono entrati da poco nel sindacato, ma sia proprio come da anagrafica. Per esempio Liliana Ventricchi, Adriana Puccini, sono tutte donne giovani Sì. che si sono avvicinate. Quindi per noi la porta è aperta a tutti. Non ci abbiamo nessuna preclusione, purché l'unica cosa è che si faccia un dibattito serio, nel senso che si può discutere di tutte le cose serenamente e si può trovare la quadra con tutti. Poi, oddio. Se non si Certo. trova, pazienza, insomma. No, no, Però ma ecco, noi siamo qua, siamo aperti. l'invito al Più di questo, che dibattito. cosa dobbiamo dire? No, 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 ma l'invito al dibattito credo che sia un atto giusto da parte tua, perché quello che sfugge è proprio questo profilo politico e sindacale del sindacato stesso. Cioè, a dire, mi spiego, soprattutto le giovani generazioni guardano al sindacato come una specie di ministero dei servizi. E no, è così, no? E Sì, invece ma non non è capisco. così però. Ma non è così, appunto, ma non è nella realtà dei fatti. Cioè, il sindacato è uno strumento che si può anche tentare, come dire, a cui si possono far arrivare anche le proprie idee, no? E Certo. magari uno ce l'ha e le vuole esprimere con forza. Il sindacato è una sede per esprimere queste idee, per cercare un confronto dialettico. E devo Certo. dire, per l'esperienza che ho fatto io, ve lo dico molto onestamente. Sono più di 20 anni che scrivo di sindacato. Il Sinagi è uno degli ultimi posti in cui il dibattito è genuino. Magari i tempi sono un pochettino più lunghi perché è un sindacato fatto da non professionisti del sindacato, cioè non da gente che viene pagata per fare il sindacato, ma deve anche guardare l'edicola. Non ha il funzionariato, insomma, però insomma, il luogo del dibattito c'è, e quindi questa cosa va presa a piene mani, no? Tutte le idee innovative possono trovare ascolto, è questo Certo, il senso del noi siamo aperti, ragionamento. siamo pronti, noi siamo pronti. Soprattutto Se vogliono perché venire, noi siamo qui. è un momento necessario questo, che sia la No, ma categoria. io penso una cosa però, scusami Vai, se vai. io penso che i giovani sono un po' disamorati, ma non solo dal sindacato, proprio dalla politica in Certo, generale. certo. Però io ricordo sempre le parole che diceva il vecchio segretario Sergio Isaia del sindacato, che diceva: la politica non è sporca, sono gli uomini che la rendono sporca. Cioè la Certo. politica, nel senso della politica, la politica è una cosa bellissima. Se tu fai politica nel vero senso della parola, è quello che si aspetta la gente. Il problema è che poi ci sono degli uomini che fanno politica in maniera sbagliata. Questo è il problema. Quindi io invito tutti quanti a fare politica, ma politica vera, nel senso del vero, del vero, come si dice, del vero Bene termine, comune. del vero significato della politica. Certo. Questo intendo. Ecco, quindi noi siamo qui. Chi vuole fare politica, ben venga, noi siamo prontissimi. Bene, allora Enrico, io ti ringrazio di questo intervento. Restiamo intesi che ci aggiorni sulle evoluzioni organizzative di questo appuntamento del 2 giugno, che sarà una grande festa degli Senz'altro. edicolanti, che Radio Rete Senz'altro. Edicole, la redazione di Radio Rete Edicole, cercherà anche di trasformare in un momento di riflessione e di approfondimento sulla proposta della vendita dei libri in edicola. Grazie ancora D'accordo, Enrico. Ciao, a grazie a tutti, presto. Ciao, arrivederci, ciao. arrivederci.
Bene, allora riprendiamo la linea dopo questa bellissima Remember When di Lawrence Blatt. Chiudiamo la giornata di programmazione. Abbiamo sentito per ultimo l'intervento di Enrico Iannelli, segretario del Sinagi di Roma, con il quale abbiamo parlato di vari argomenti. Sicuramente uno, quello più importante, la festa del 2 giugno che Roma sta organizzando per gli edicolanti di Roma, ma che potrebbe diventare, ci stiamo lavorando proprio in questi giorni, un momento anche di confronto nazionale con vari segretari sul tema della vendita dei libri in edicola. Insomma, per farla breve, speriamo di darvi buone notizie, di aver perfezionato questo accordo con AIE e QR Poste, e quindi fare l'annuncio ufficiale dell'inizio della fase di sperimentazione e contestualmente il 2 giugno sviluppare su questo un confronto con i vari segretari che vorranno prendere parte a questa iniziativa, soprattutto al nord. Abbiamo selezionato una quindicina di città che entreranno in questa fase sperimentale. Bene, è tutto per il momento. Io vi ringrazio per l'ascolto e noi ci risentiamo domani mattina alle 9:30 per una nuova, l'ultima giornata di programmazione. Avremo con noi il segretario di Teramo, che adesso vi dico, sì, Giovanni Tiberini e anche qualcuno della segreteria, credo Amelcare Di Giuni, con il quale parleremo di QR Poste e entrerà poi in studio edicole, questo spazio dedicato al confronto tra un membro della segreteria nazionale e di volta in volta uno dei segretari provinciali. E, con Amilcare quindi chiuderemo questa settimana e poi dovremo riuscire, vediamo se sarà possibile riuscire a intervistare anche Baruffi, l'onorevole Daniele Baruffi, che sta in qualche modo insieme ad altri seguendo questa vicenda dei decreti attuativi della legge di riforma dell'editoria. Vedremo se arrivano segnali anche da quella direzione. Per il momento vi saluto e a risentirci domani. Un abbraccio da Fabio Sebastiani.